Sì, buongiorno a tutti. Credo che sia davvero una grande opportunità quella che stiamo avendo in queste ore. Oserei dire che quasi il patto per la salute dopo questa maratona può diventare una sorta di patto non solo tra istituzioni, ma tra cittadini e istituzioni. Sarebbe questo davvero importante. Il patto per la salute, nella bozza che abbiamo letto insieme, prevede una serie di misure interessanti, utili. Ne cito una per tutti: l'abolizione del super ticket. Cittadinanza attiva si è battuta molto per questo, quindi è una scelta assolutamente utile e importante per i cittadini. Così come anche la revisione della normativa sulla compartecipazione alla spesa sanitaria sicuramente rappresenta una misura importante perché si ispira maggiormente a criteri di equità. È utile, sicuramente valutiamo positivamente anche la previsione a proposito dei LEA di un nuovo sistema di monitoraggio e di verifica che supera il limite dell'autoreferenzialità regionale e garantisce un maggiore controllo centrale. A questo fine, però, per garantire poi nei fatti l'esigibilità del diritto alla salute, crediamo che però sia necessario prevedere anche la messa a punto di piani di rientro dalla mancata applicazione dei LEA. Sul tema della cronicità, è vero che è positiva la previsione di un riordino dell'assistenza sociosanitaria territoriale, tuttavia crediamo che una sua effettiva realizzazione non sia possibile con un semplice regolamento, ma che sia necessario invece un provvedimento normativo cogente, così come abbiamo fatto per l'assistenza ospedaliera. E ancora chiediamo che si parli di più di piano delle cronicità. Nella bozza di patto si parla di piano di governo delle liste d'attesa, è importantissimo per i cittadini, ma si parla poco di piano delle cronicità. E invece sappiamo, anche dai dati in nostro possesso, come per esempio quelli emersi dall'ultimo rapporto delle politiche della cronicità di cittadinanza attiva, che invece c'è molto da fare sul piano delle cronicità, sia nelle regioni che lo hanno già recepito, sia in quelle che ancora non l'hanno fatto. Sul tema della partecipazione, il patto prevede che questo sia appunto un tema in agenda. Chiediamo però che ci siano forme strutturate di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e dei pazienti nell'intero ciclo delle politiche pubbliche sanitarie e in particolare che si adottino delle linee guida sulla partecipazione a partire da un lavoro che ha fatto Cittadinanza Attiva con altri 100 stakeholder, una matrice proprio messa a punto per garantire una maggiore partecipazione. Così, e vado a chiudere, chiediamo anche di allargare alle realtà civiche il gruppo di lavoro interistituzionale che la bozza di patto prevede per la revisione del decreto legislativo 502 del 92. E chiudo dicendo che è sicuramente il momento di osare, di fare delle scelte coraggiose, perché il nostro servizio universalistico è una risorsa e vogliamo preservarlo per le future generazioni. Sei battute, sei cose che vorremmo ci fossero di più come scelte strategiche di fondo. Prevenzione: non dobbiamo far ammalare le persone, cioè dobbiamo inserire strumenti di incentivazione o disincentivazione delle politiche, perché questa è una grande responsabilità che abbiamo. Due, welfare di iniziativa, cioè noi non dobbiamo più aspettare che i cittadini arrivino ai servizi, dobbiamo andarli a cercare perché abbiamo montagne di dati per poterlo fare e fare bene. Lotta alle diseguaglianze, e così come ho già detto prima, lavoriamo anche invece per cambiare un po' di più il sistema, meno prestazionale, e progressivamente facciamolo uscire da questa logica per farlo entrare di più nella logica del percorso di presa in carico, come per esempio la logica della medicina basata sul valore ci insegna. La salute nell'ambiente ci interessa, anche nel patto. Questo è il Ministero della Salute, non della Sanità. La salute nell'ambiente è essenziale. Non ha senso investire in nuovi posti letto, laddove sappiamo che bisogna invece investire in piani per la bonifica ambientale. E chiudo, le non autosufficienze. Le demenze sono un'emergenza per tutte le famiglie italiane. Grazie.